a voi di che paese si tratta. Chi vuole dirmelo? La Cina? No, risposta sbagliata. Eh? Mongolia, ha giudicato, ha vinto il signore, non c'è un premio, non ha vinto nulla, però ha indovinato, almeno la soddisfazione di aver partecipato. Andiamo in Mongolia con uno dei gruppi più rappresentativi di questo, di questa musica, della musica e del folklore della Mongolia. Loro si chiamano Kuk Mongol. In lingua mongola Kuk significa blu, perché per quasi 300 giorni all'anno i cieli sopra la Mongolia sono blu, sono azzurri e limpidi, quindi non c'è nemmeno una nuvola. Ci propongono il loro repertorio musicale, un piccolo pezzetto del loro repertorio, tra cui il canto armonico o gutturale. Tra poco vi farò sentire la voce di uno dei nostri musicisti prima di iniziare la performance. Quindi io vi faccio sentire una voce per dimostrarvi che sono naturali e quindi non sono modificate in nessun modo. Stesso mio, quindi non abbiamo modificato nulla, sono le voci reali dei musicisti che suoneranno e canteranno tra pochissimo. Tempo di provare tutti quanti gli strumenti. Mi sembra, no Lorenzo? Ok? Va bene, allora possiamo partire, quindi facciamo un grande applauso ai Kuk Mongol. Thank you.
Ok, tutti insieme, ok, tutti insieme, ok. Thank you.
è Good Mongol. Grazie. Thank you very much. Se volete portare a casa un pochino di questa musica, loro hanno i loro CD. Quindi se volete acquistarlo potete andare direttamente da loro, adesso ho finito la performance, e chiedere del CD The Good Mongol, così potete portare a casa un pochino di queste sonorità e ricordarvi di questa giornata del Festival dell'Oriente qui a Roma, penultima giornata del nostro festival. Domani saremo nuovamente qui, sempre dalle 10.30 fino alle 22.30 di sera per l'ultima giornata.